Ciao e ben ritrovato nella nostra rubrica di attività della zona. Oggi siamo qui con Elisabetta, titolare della gastronomia Gastromanu in via della Provvidenza 54. Inizierei con il chiederti una prima cosa, Elisabetta, parlaci un po' di te e della tua attività. Certamente. Ciao a tutti, io sono Elisabetta, titolare della gastronomia Gastromanu, che gestisco insieme a un marito Emanuele che cucina. È una gastronomia insolita, un po' diversa, perché è principalmente per asporto, però volendo ci si può fermare per pranzo o anche per prendere un aperitivo. Volevo anche chiederti come è nata l'idea di aprire questo locale. È nata dall'esperienza lavorativa di mio marito, che ha lavorato per tanti anni in ristorante, prima che decidessimo di aprire una gastronomia. Okay. Quindi ci piaceva anche l'idea che il cliente che viene qui per portarsi a casa la cena o il pranzo possa avere anche la possibilità di prenderlo qui, di fermarsi e rimanere qui in compagnia anche a fare due chiacchiere con noi. Ultima domanda, Elisabetta, volevo che ci parlassi un po' dei tuoi prodotti e di cosa i clienti possono trovare qui da voi. Beh, abbiamo una grande varietà di prodotti in realtà, e infatti abbiamo un menù che varia settimanalmente e altre proposte che cambiano ogni giorno in modo che si possa trovare sempre tanta varietà. Facciamo un po' di tutto, carne, pesce, tanti piatti vegetariani anche e secondo la stagionalità. Adesso stanno finendo i pasticci, fra poco comincerò l'insalata di riso, il vitello tonnato. Per soddisfare le esigenze di tutti. Certo. Ottimo. Elisabetta, la nostra intervista è volta al termine. Intanto grazie per averci accolto qui da te nella gastronomia e direi di fare un saluto al pubblico. Grazie a voi innanzitutto di essere venuti a trovarci. Un saluto a tutti, non dimenticatevi di seguirci sulle nostre pagine social Gastromanu, dove potete trovare il menù aggiornato. Un saluto a tutti. Ciao!